E purtroppo i nostri ragazzi, per fortuna, stanno a scuola e, o in DAD, quindi però volevamo darvi un piccolo saluto loro, brevissimo, e anche dei loro genitori. Allora, è una giornata importante oggi perché è l'inizio di un nuovo sogno, di un nuovo percorso, di un nuovo cammino. E però prima di guardare al futuro, volevamo un attimo prenderci 5 minuti di intimità, 5 minuti di condivisione nostra, perché tutto questo che vediamo oggi viene da lontano e c'è un percorso che abbiamo fatto. E oggi ci sono qua tutti gli amici che hanno costruito questo percorso e questo sogno. E lo abbiamo fatto per il futuro, pensando al domani. E c'è qui Catherine, una ragazza che è nata a Corviale, che ha incominciato a giocare a calcio sociale a 10 anni e che ha partecipato alla costruzione di questo campo, di questo sogno. E vogliamo cominciare questo incontro con lei. Buongiorno a tutti, io sono Kadrin, una ragazza di Corviale. Sono venuta qui all'età delle medie, penso, e ho visto tanti cambiamenti. Io da piccola, tirando prima, mi sono ricordata quando scavalcavo qua dentro pur di giocare a pallone. Era difficile trovare un punto, ecco, un posto così che potesse entrare così bello. E che dirvi, guarda, sono molto emozionata, quindi le parole non escono in questo momento. Scusatemi. Però vedere il cambiamento di qua dentro, ricordarlo com'era all'inizio ad oggi è veramente difficile. Cioè, vedere un posto comunque malmesso e tutto quanto, adesso comunque tutto reinventato, tutto a dovere. Cioè, per chi è cresciuto qua dentro è un punto molto forte, bello, se non dire. Ovviamente questo è tutto grazie a chi crede in calcio sociale, come ad esempio Massimo, Giulia, chi sta sempre qui dentro, chi danno il meglio di loro. E non poteva nascere una cosa così bella se non ci fossero persone così che credono realmente in una visione di calcio sociale. Grazie, Katie. Katie oggi lavora e studia all'università ed è per noi una grandissima speranza e vorrebbe giocare nel nuovo campo di calcio femminile e quindi è quello per cui noi stiamo lottando. Ci vediamo un piccolo video che abbiamo trovato nel nostro archivio di 11 anni fa. Il posto era tutto distrutto, non avevamo nemmeno la luce, illuminavamo con delle lucette portatili. Ricostruiremo questo video in buona definizione, ma oggi è totalmente distrutto, quindi vi prego di fare silenzio e di ascoltare soprattutto le parole e le persone. È di una drammatica attualità e racconta la storia nostra. La qualità è molto bassa, dicevo, ma c'è un'altra qualità che va ammirata e spero che voi la comprenderete bene. È da lì che siamo partiti. Voi avete colorato il mondo dello sport. Avete colorato il mondo dello sport dandogli quella luce, perché ci sia un'attenzione alla persona, a qualunque persona. E entrando al campo di Miracoli, mi ha commosso, mi ha toccato vedere gli amici che preparavano un cibo speciale, un cibo particolare della tradizione ebraica. E mi è venuto in mente quel politico che per vincere le elezioni si è portato un maiale sul campo dove si doveva costruire la moschea. Proprio il contrario del campo dei miracoli.
Riguardando questa esperienza, viene in mente di dire: non è vero che ognuno pensa solo ai fatti propri in questo mondo, e che quando si toglie qualcosa, uno spazio fisico, delle risorse economiche, la proprietà di esseri umani all'illegalità per ridarla alle regole, alla legalità, si vive meglio, si ridà cittadinanza a luoghi. E questo noi, e questo metterci insieme, e questo sole, e questa concretezza, la spiritualità. Il problema dei nostri palazzoni è che dentro ci si ammucchiano i nostri egoismi, i nostri guai, le nostre miserie non partecipate. Ma impilate le buone volontà, impilate solidarietà. Diventa una pila d'energia per tutta una città. Lo spirito è il vento che non lascia dormire la polvere. Ma noi stasera vogliamo pregare perché un giorno il Cordiale si possa dire è stato un polmone d'umanità per questa città. È rinata la voglia di vivere al Cordiale, nel prenderci per mano gente di tanti luoghi diversi e nell'aver scoperto che questa nostra generazione non è maledetta, non è condannata. Però è importante che chi qui oggi è l'avanguardia di civiltà, perché controcorrente sta ridando vita a un'area come questa, in un momento di coraggio come quello che voi state dimostrando, è molto importante se vogliamo ricostruire un rapporto tra lo Stato, tra le amministrazioni, che percepiate, così come lo sono le forze dell'ordine che presidiano il territorio, che anche le amministrazioni pubbliche, in questo caso la provincia di Roma, non permetterà mai che voi vi sentiate soli e quindi che qualsiasi cosa che voi farete, farete vicino le istituzioni. Grazie. La vita ci affida ciascuno di noi un impegno. L'impegno che ci affida la vita è la libertà. Ovviamente un pensiero va a Paolo Dall'Oglio. E speriamo di poterlo rincontrare presto. E era per dire che tutte le nostre vite che vanno a 300 all'ora, era importante prenderci un momento di condivisione intimo, perché tanto tra mezz'ora li staremo a correre tutti quanti a 1000 all'ora, ma non perdiamo mai lo spirito, la cura, che è quello che ci fa fare poi i grandi cambiamenti. Venivamo da lì e pensavamo a Corviale anche quando non avevamo una responsabilità sul Corviale, e abbiamo realizzato un sogno insieme e oggi ne vogliamo fare un altro. E insieme a tutti i nostri amici ringrazio veramente di cuore le tante persone che stanno lavorando a questo sogno, perché oggi portare qui, pensare di dare libertà a altri 12.000 metri quadrati di territorio, a far sognare i ragazzi, a poterli fare giocare nei tornei federali, perché sarà un campo a 11 e noi vorremmo iscrivere, se riusciamo a inaugurarlo per settembre, già a settembre una squadra dell'Accademia del Talento al torneo federale della FIGC, e far sognare i nostri ragazzi e farli giocare
e tenere la scuola calcio non soltanto fino a 12 anni, ma fino a 18, 19, 20 e anche oltre, e dedicarsi finalmente a un campo idoneo per la nazionale femminile. Questo campo sarà anche la palestra dell'Università del Calcio Sociale. Abbiamo fatto un accordo con la FIGC per portare la metodologia del calcio sociale dentro le scuole calcio. Noi sogniamo di donare libertà, di liberare il calcio da tutti i suoi fenomeni di corruzione, di mafia, di violenza, di agonismo esasperato, di antisemitismo, di razzismo. Liberarlo partendo a 360 gradi con un progetto olistico, e quindi partendo dalla metodologia del calcio sociale, che vuole costruire dei campioni di vita, non soltanto dei fenomeni che possano giocare a calcio, con un impatto sul territorio, delle partite che si fanno in campo e delle partite che si fanno fuori dal campo. Questo tetto, che è il primo tetto al mondo fatto con la corteccia dell'albero, lo hanno fatto le nostre famiglie, i nostri ragazzi di Corviale, non solo, perché a calcio sociale vengono a giocare da tutta Roma, nelle attività fuori dal campo. L'idea dell'architettura partecipata, della partecipazione, del custodire. Vince solo chi custodisce, perché oltre a fare un percorso interiore facciamo poi un percorso collettivo. È il noi che vince. Io sono un portavoce. Oggi la presentazione la doveva fare Graziana, che la conoscete tutti quanti, che per fortuna è diventata mamma e quindi era impegnatissima, oggi non poteva venire, che vi saluta, cioè, e deve stare a custodire la bellissima Anna, e quindi oggi farò io questo lavoro. Però veramente è un noi che vince, è uno stare insieme che crea il cambiamento. Se riusciremo a fare questo miracolo, a portare questo centro sportivo di eccellenza all'avanguardia nel mondo, siamo arrivati fino in Inghilterra, abbiamo fatto adesso un brevetto per portare il progetto di calcio sociale nel mondo, è perché c'è un noi che ogni giorno veramente batte, combatte e si impegna per cercare di liberare gli spazi di territorio, liberare anche delle persone dalla libertà di poter giocare, di poter frequentare un posto. Qui ci sono persone che fanno studio assistito, ci sono persone che fanno un supporto psicologico per i ragazzi di Corviale del territorio, che è molto importante in questo momento. Beh, vogliamo cominciare così, e quindi da parte nostra è veramente un grazie a tutti voi. E il primo intervento è il presidente dell'ADER Andrea Napolitano, che io ringrazio tantissimo per quello che sta facendo. Abbiamo fatto una battuta nell'ultimo servizio televisivo, che si è accesa finalmente una luce a Corviale, e un giornalista ha fatto una battuta: un napoletano accende la luce a Corviale. E quindi siamo veramente felici di quello che sta facendo. Ringrazio veramente l'ADRE, tutto il personale dell'ADRE, tutti i tecnici, i professionisti, che stanno finalmente dando veramente un segnale di cambiamento reale sul territorio. Quindi Andrea Napoletano. Prendo il telecomando. Buongiorno a tutti, sarà un intervento velocissimo con un po' di numeri, non bello come quello di Massimo. Io però ci tengo a ringraziare ovviamente i miei colleghi, ma la Regione Lazio, perché tutto il lavoro che stiamo facendo qui lo facciamo grazie a dei finanziamenti senza i quali non si potrebbe attivare nulla. Ieri una nostra follower, diciamo così, su Facebook, perché siamo finalmente anche su Facebook per vedere e toccare con mano tutte quelle che sono le problematiche gigantesche che questa azienda ha e che cerca di risolvere, ci diceva: ah, si vede che a Corviale ci piace spendere, con un tono un po' ironico, e io lì gli ho risposto personalmente: no, non è che ci piace spendere, siamo orgogliosi di spendere per questo quartiere e per la nostra città, e lo facciamo grazie ai finanziamenti della Regione Lazio, in cui ringrazio il Presidente, l'Assessore Valeriani, che sta sul pezzo di ognuno dei cantieri che stiamo attivando, che abbiamo attivato dopo decenni, e anche Maurizio Veloccia, che non più tardi 2 giorni fa mi diceva: ma quelle gru che avete messo sono abbastanza grandi per gestire questo progetto? Ho fatto: non ti preoccupare, che abbiamo dei tecnici in gamba e ce la faremo nel rispetto dei tempi. Vado velocissimo sulla presentazione, non so se arriva fino lì il telecomando. È frutto di un accordo con il calcio sociale, questo progetto viene quindi da un protocollo e da una convenzione, ci sono ovviamente reciproci impegni, le ha già raccontati Massimo il lavoro gigantesco che svolge tutti i giorni, e la richiesta di questo protocollo è quella di aprire ancora di più, di spalancare le porte a tutto il quartiere, non solo
Scusate, andrei alla prossima, se no rubiamo troppo tempo agli altri interventi. E che cosa farà Ater? Cercherà di fare tutte le attività preliminari a, da un lato, l'inizio dei lavori proprio sul campo, che sono partiti, come avete visto, e in più tutta una serie di servizi di riqualificazione del verde del Serpentone di Corviale. Quindi ci sarà, se andiamo avanti velocemente, la riqualificazione, cioè proprio ecco, una rappresentazione plastica. Vedete in alto a destra il primo intervento, un bosco urbano. Abbiamo piantumato 40 alberi, ne pianteremo ancora di più grazie a un progetto di Regione Lazio, che è il progetto Ossigeno, che prevede di piantare 6 milioni di alberi in tutto il Lazio. Lo faremo l'intervento area 2 subito a sinistra dell'area 1, e questo qui è il playground, e grazie. E qui vedrete, lo faremo attraverso una call che parte in questo momento, proprio mentre sto parlando, sul web, perché anche questo, come ricordava Massimo, è un percorso partecipato. Chiederemo a chi vive Corviale cosa vorrà nel playground, e quindi tutte le caratteristiche del parco che di fatto attiveremo. L'area numero 3 sarà un percorso vita, quindi per il riscaldamento degli atleti e di chi appunto vorrà partecipare, anche per gli anziani, e poi un'area fitness attrezzata. Sì, grazie. Questo era la situazione ex ante e il lavoro che si è avviato. Massimo ha già fatto vedere alcune dei render del campo. Questo è quello che succederà nell'intorno del campo, e quindi il camminamento in alto a destra, vedete il percorso vita, l'area fitness in basso a destra, tutta la recinzione del campo e la piantumazione, il numero 1 in basso a sinistra, del bosco urbano. Poi questa è la call pubblica che è attiva, quindi sul sito dell'Ater va inserito semplicemente il CAP, il codice fiscale, e si possono indicare quali sono le preferenze di chi abita questo quartiere. Vado veloce sull'efficientamento energetico, un altro bellissimo progetto di Regione Lazio. Abbiamo collaborato con Lazio Innova, sono 200.000 euro di investimento per impianti fotovoltaici e solari termici, in modo tale da rendere green e quindi autosufficiente non solo il Serpentone con il 110%, proprio ieri eravamo qui con la soprintendenza capitolina per avere l'ok lato loro sul progetto, ma anche le aree verdi. E a questo punto passo la parola all'assessore Valeriani, e qui appunto rinnovo il ringraziamento. Scusami, prego. Ringraziamento, e poi la parola a Domenico e poi all'assessore. Veramente, Andrea, grazie mille veramente, e a tutto lo staff dell'Ader per quello che stai facendo, che è una cosa grandiosa veramente. Io volevo, prima di dare la parola a grande amico Domenico Iannaccone, volevo ringraziare un po' di amici che sono qui, il presidente del CONI Lazio Riccardo Viola per il sostegno sempre incondizionato a tutte le nostre attività, grazie mille, ai tantissimi, a riprova del noi che stiamo costruendo, Salvatore Monne di Mappa Roma, che sta facendo un lavoro incredibile con la Fondazione Charlemagne su Periferie Capitali, l'Unione Sportiva Agli, con Lidia Borzì e Luca Serangeli, veramente sempre presenti, veramente grazie mille. Poi il progetto olistico, c'è l'EcoPneus col quale faremo il campo con l'intaso praticamente riciclato dai pneumatici, è un'innovazione tecnologica incredibile. Immaginate che dal pneumatico possiamo fare l'intaso del campo, ma anche le strade, e riparare le buche. Immaginate che bello se potessimo riparare le buche della nostra città col pneumatico consumato dentro la nostra città. E poi a tutti, a Sabrina Liziani e a Marco Brunello del Movimento dei Focolarini, sempre presenti, un saluto a Roma Cares, veramente, con il quale speriamo di fare dei progetti bellissimi, con Tatiana Maggioli presente, e a tutti i nostri amici anche di Slow Food, che c'è anche un progetto sull'alimentazione per le famiglie di Corviale. Stiamo facendo un progetto bellissimo di educazione e alimentazione. Lo scorso luglio con Antonio Rosati dell'Arsa abbiamo fatto mangiare 250 famiglie di Corviale con i prodotti dei 7 osti Slow Food di Roma. E adesso do la parola a un grandissimo amico che è appena recente da un successo, è tornato da un successo sull'Odissea di venerdì, questa Via Crucis Laica, e io ti ringrazio per sostenere tutte le nostre battaglie e per il servizio che fai anche nell'informazione, per la tua battaglia che fai in Rai con Informazione Libera in tutta Italia. Domenico Iannaccone.
Salve, non era previsto. Dirò pochissime cose. Intanto la prima volta che ho messo piede qui mi sono innamorato della bellezza. Sostanzialmente il Corviale è stato sempre vissuto, anche nell'immaginario collettivo, come luogo assolutamente del brutto. E nel brutto ci si mettevano altre cose. L'idea di Massimo di creare già quello che vedete qui dentro è qualcosa che va oltre, che permette agli uomini, alle persone che abitano in luoghi che soffrono, che hanno difficoltà proprio nella propria qualità di vita, di sperare e di concedersi anche qualcosa che sembra apparentemente negato. Guardate, l'idea di un campo così, di una volontà anche di recupero architettonico di quel luogo, è qualcosa che ci fa guardare al futuro in maniera diversa. Noi abbiamo bisogno di progetti positivi in questo momento. Abbiamo bisogno di ritrovare nella determinazione, nell'ostinazione anche di singole persone, qualcosa che possa farci sperare in una situazione diversa. Io sarò qui, gliel'ho detto, questa storia continuerò a raccontarla, sarà un altro pezzo di questo racconto, faremo capire all'Italia, faremo capire a tanti che si trovano in difficoltà che se c'è convinzione, se c'è rapporto, se c'è volontà, si possono vincere tante difficoltà. Grazie molte. Grazie Domenico, grazie per quello che fai non soltanto per noi. E prima di dare la parola all'Associazione Missioni Valeriani, volevo fare un saluto e un ringraziamento a due imprenditori che sono qui, perché come dice sempre il Presidente, il pubblico è fondamentale ma ci vuole anche il privato, e volevo ringraziare Barbara Mezzaroma, che senza di lei questo campo non sarebbe mai nato, e insieme a Michele Nardella, un applauso a tutte e due per veramente la passione e il cuore che ci hanno messo sempre, perché c'è una parola molto importante che noi dobbiamo memorizzare tutti quanti, che è la parola continuità. È fondamentale fare gli interventi e dare sempre continuità. Noi questo posto è stato inaugurato nel 2014 insieme al Presidente Zingaretti, e sono passati 7 anni, abbiamo subito attentati, abbiamo subito attacchi, 1000 motivi per dire oggi molliamo, ma non abbiamo mollato, vince solo chi custodisce, quindi dobbiamo dare continuità sempre ai nostri interventi, alle nostre azioni, perché vince solo chi custodisce appunto nel tempo le cose, con l'amore, con la passione e con l'impegno. E adesso do la parola veramente all'assessore Valeriani per tutto il lavoro che sta facendo sulle periferie di Corviale, che è un lavoro storico. Grazie. Grazie Massimo, buongiorno a tutti. Beh, noi in genere, quando andiamo in periferia, troviamo sempre molto stupore da un po' di tempo a questa parte, perché abbiamo invertito un'inerzia, abbiamo suscitato nelle persone che vivono a Corviale, ma non soltanto a Corviale, un interesse e un entusiasmo a volte, perché abbiamo cominciato a dimostrare che è possibile occuparci delle periferie non facendo soltanto convegni o grandi teorie, ma portando cose concrete che si toccano, che cambiano la qualità della vita delle persone. Stamattina siamo qui per parlare di un campo tanto atteso che si inserisce in un programma molto ambizioso da parte nostra su Corviale. Noi siamo abbastanza diciamo di casa, abituali qui a Corviale, perché è da un po' di tempo che ciclicamente ci affacciamo per fare il punto di una serie di progetti, di una serie di interventi. Corviale per noi è diventato una specie di progetto pilota. Dobbiamo dimostrare a Corviale, trasformando Corviale, che si può trasformare l'idea della periferia di questa città. Domenico prima diceva una cosa molto giusta, mi permetto di riprenderla. Tu sei stato colpito dalla bellezza di Corviale, mentre nell'immaginario diffuso l'immagine che restituisce questo quartiere non è proprio quello della bellezza. Ecco, io penso che è proprio questo il tema. Parlare di periferie significa parlare di questo elemento. Dobbiamo restituire un po' di armonia, un po' di estetica a queste periferie, perché altrimenti è difficile viverci. E allora cambiare la vita delle persone in periferia significa portare dei servizi, portare una qualità urbanistica e architettonica differente, significa portare del verde, una panchina, un campo di calcio, significa realizzare dei sogni che i ragazzi di questi quartieri non riescono
a vivere. Allora, cos'è per noi Corviale? Cos'è per l'amministrazione Zingaretti Corviale? È un grande progetto, una grande sfida, trasformare un chilometro di mura grigie in un qualcosa che viva, in qualcosa che si trasforma. In questo momento siamo impegnati in un programma di recupero per quasi 24 milioni di euro. Abbiamo sottoscritto un'intesa, il Massimo e tutti gli amici delle associazioni qui ne sono protagonisti, per implementare il programma di intervento su Corviale, e faremo molte altre cose per trasformare questo quartiere in qualcosa di totalmente diverso rispetto a quello che abbiamo vissuto per tanti anni. Ma Corviale appunto è soltanto una tessera di una strategia. Col presidente Zingaretti abbiamo voluto che l'ATER si trasformasse da custode di un patrimonio edilizio immenso in un soggetto vivo, dinamico, per poter portare tutte quelle cose che servono in questa periferia. In questo momento, poi lo dirà sicuramente anche il Presidente, in questo momento noi stiamo realizzando interventi per più di 100 milioni di euro nelle periferie di Roma. Quando parlo periferie parlo di Corviale, parlo di Tor Sapienza, Torbella Monaca, parlo di Pietralata, parlo di Primavalle, di tutte quelle periferie di questa città dove l'estetica, il bello non è esattamente la cifra di quei pezzi di città. Eppure noi stiamo realizzando interventi che per dimensione non si facevano dai tempi del Giubileo. La scorsa settimana col Presidente abbiamo annunciato il più grande e ad oggi unico intervento di riqualificazione di tutto il patrimonio edilizio attraverso lo strumento del 110, 330 milioni di euro che riqualificherà interamente tutto il volto del patrimonio edilizio pubblico ERP dell'ATER di Roma. 12.000 appartamenti, 330 milioni. Stiamo facendo veramente un sacco di cose. Io spero che questo progetto del Corviale prenda forma molto più in fretta di quanto noi ci siamo dati col cronoprogramma. Il cronoprogramma lo stiamo accelerando ogni settimana. Il famoso quarto piano di Corviale sta prendendo una fisionomia totalmente diversa, il Miglio Verde, stiamo restituendo appartamenti ai cittadini, ne abbiamo già consegnati una ventina, tra un po' torneremo qui col Presidente perché saranno altri gli appartamenti che dovremo consegnare. Stanno andando avanti i lavori delle gru per rendere possibile l'intervento del campo e quindi dare anche la parte ludica che aspetta a questo quartiere. Quindi siamo veramente soddisfatti, crediamo, ne siamo assolutamente convinti che questo è il nostro compito, questo è il nostro ruolo. La Regione Lazio può aiutare Roma non facendo appunto, non pontificando, ma realizzando cose concrete, i playground, le aree verdi, la riqualificazione dei parchi, la manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio che stiamo realizzando, la trasformazione di interi quartieri. Ecco, questa è la nostra missione, credo che questo elemento sia molto visibile ed è il motivo, lo dico con molta soddisfazione, che da un po' di tempo si sta suscitando in molte zone della città un'inversione proprio di atteggiamento nei nostri confronti. Adesso ci si chiede di fare anche da me quello che stai facendo lì, perché si capisce che qualcosa si sta muovendo. Ecco, credo che per chi governa un'istituzione importante come la Regione questa sia la più grande soddisfazione, suscitare l'attenzione dei cittadini e la voglia di essere coinvolti anche sotto casa tua di quel programma di riqualificazione che magari sta investendo il quartiere a fianco. Ovviamente tutto questo è molto difficile in un momento complesso come quello che stiamo vivendo, e anche perché, lo dico senza nessuna nota polemica, però sarebbe molto più efficace se fossimo in più soggetti istituzionali a fare le stesse cose. Presidente. Grazie Assessore, grazie mille. Io volevo ringraziare altre tre persone importanti, veramente. Uno è l'ex Assessore allo Sport Roma BPA, che è Paolo Masini, per tutte le attività che fa ogni giorno, che ha fatto, e spero che avrà possibilità di farlo ancora per questa città, per questo quartiere e per la nostra associazione per Campo dei Miracoli. Veramente il colibrì che non molla mai, veramente grazie di cuore. A Roberto Tavani per lo sport di Regione Lazio, perché veramente oggi è pure il suo compleanno e nonostante è venuto qui a festeggiarlo, grazie Roberto. E è importante perché veramente tutti gli uomini del Presidente, qui sono veramente uomini che fanno il mazzo, e veramente è importante ricordarlo sempre, sempre disponibile, sempre da tanti anni. E poi c'è un collaboratore del Presidente che era un giovane studente di ingegneria quando
bazzicava per questo quartiere, che è Maurizio Veloccia, che ringrazio per essere veramente sempre presente per il territorio, veramente non solo per calcio sociale, veramente grazie. Questi ammortizzatori sociali, io li chiamo, persone che mantengono veramente, prendono botte a destra e a sinistra, ma tengono poi in piedi, diciamo, la baracca, le macchine. Grazie a tutti i volontari e educatori di calcio sociale, veramente, per quello che fate, perché fate una cosa eccezionale, non so perché, veramente irresistibili. Tutti i coach, tutti i genitori, se mi sono scordato qualcuno vi chiedo scusa, e peccato, spero veramente presto che potremo riabbracciare tutti quanti i nostri ragazzi e tutte le nostre famiglie. E a te, Nicola. Grazie, io veramente due parole, ma oggi questo blitz a visitare il cantiere era dovuto e sta nella tradizione iniziata tanti anni fa di venire ogni tanto, quando iniziano i lavori, a controllare. Grazie a Massimo, a Calcio Sociale, per tutto e anche per quel video di 11 anni fa che ci ricorda una cosa, che sta succedendo finalmente, non è una promessa. Corviale, alcuni anni fa, era uno dei grandi problemi della capitale, simbolo raccontato del degrado. Io ricordo la discussione, addirittura era di abbattere Corviale perché era un luogo irrecuperabile nella storia della città. Alcuni lo definirono addirittura, dal punto di vista urbanistico, un errore, altri invece una meraviglia. Ma la sostanza era l'abbandono di questo pezzo di territorio, e oggi Corviale non solo non è uno dei problemi, ma per le cose che abbiamo ascoltato, sta diventando l'avanguardia di una possibile trasformazione di Roma, da luogo dei problemi al luogo di sperimentazione e di progetto per una città diversa, e si fonda su dei pilastri molto importanti. Il primo è calcio sociale, la presenza dell'associazionismo, dei cittadini che si organizzano, perché grazie a questa esperienza le persone hanno rioccupato il territorio. La città è città umana quando ci sono bei luoghi urbani, ma soprattutto quando tra i luoghi urbani c'è la vita e la vita associata, e si toglie il territorio dal degrado o dalle mafie o dalla delinquenza o dallo spaccio. E qui questo sta avvenendo grazie ai cittadini di Corviale, grazie a esperienze come calcio sociale, grazie, l'avevo detto 11 anni fa, lo confermo, a un'esperienza totalmente controcorrente, perché nessuno dimentichi, anche se sono passati anni, che questo luogo che ci ospita era un luogo dedicato allo spaccio, al degrado, alla solitudine, e chi l'ha occupato sono stati soprattutto dei ragazzi e delle ragazze che ci hanno rimesso innanzitutto di loro del coraggio di andare avanti e, come ci siamo detti 12 anni fa, 11 anni fa, per fortuna hanno poi incontrato privati, imprenditori e anche però lo Stato, che ha voluto dare una mano per dire non siete soli. E la prima grande sperimentazione quindi è le persone devono riappropriarsi della città come è avvenuto qua. Secondo, sta diventando un modello per quello che sta avvenendo nel Palazzo di Corviale. Lo ha detto prima chi mi ha preceduto, da 30 anni, da 40 anni si aspettava questo tipo di riqualificazione, cambierà tutto il famoso quarto piano, ci sono 35 milioni di intervento per riqualificare il palazzo, sono 121 gli appartamenti che verranno costruiti, si stanno ricostruendo, ne consegneremo fra qualche giorno altri 29, in quel famoso piano che fu occupato tanti anni fa, destinato ad altro, ma per il bisogno della casa fu occupato, e per anni, per decenni, nella capitale del paese, questi cittadini hanno vissuto in quelle condizioni. Questo sta cambiando, e poi la grande rivoluzione green. Il progetto dell'ecobonus permetterà, con milioni di interventi, credo oltre 30 milioni di interventi, di trasformare il serpentone di Corviale di fatto nella più grande sperimentazione di green economy che si farà sicuramente in questo paese, perché porterà, grazie alla cultura green, alla rivoluzione green, nella
manufatto del palazzo, qualità urbana, qualità della vita e risparmio energetico e meno produzione di inquinamento. E quindi sarà veramente un prototipo che si dovrà osservare come grande sperimentazione. Terzo, modello che sta accadendo qui, è stato anche questo detto prima, il grande bosco urbano. Noi abbiamo un grande progetto nel Lazio, il progetto Ossigeno. Stiamo piantando 6 milioni di alberi, uno a cittadino e a cittadina, perché siamo 6 milioni, ma non lo stiamo facendo solo per la produzione di CO2, lo stiamo facendo per fare più bella l'area urbana, più bello il territorio. E quindi Corviale sarà un palazzo, sì, ma sarà un'area della città con la qualità della vita, perché l'associazionismo, lo sport, l'incontro, il noi e non la solitudine dell'io trasformerà e già sta trasformando la qualità della vita. Si cambierà la qualità di chi vive dentro il palazzo, ma cambierà anche la bellezza dell'area intorno, perché, ripeto, sarà un palazzo circondato da un grande bosco urbano, che vuol dire anche qui miglioramento della qualità della vita. Quindi oggi era una giornata importante, siamo venuti altre volte, ma ci torneremo, perché è giusto seguire in questo momento terribile della pandemia, terribile, dove in tutti noi, in tutte noi, è inutile che facciamo finta di niente, la paura e lo scoramento è sempre lì pronta a distruggere il sentimento della speranza, e invece rivedersi qui per dire che malgrado il Covid, malgrado il lockdown, malgrado tutti i problemi, stiamo investendo soldi per creare lavoro poi e per migliorare la qualità urbana, è una notizia positiva, è un messaggio di speranza che cambierà, diciamo, in maniera molto più veloce di quanto immaginiamo, non solo la qualità che ci vive, ma mi permetto di dire, chiudo ringraziando ancora Calcio Sociale, tutti coloro che sono stati dentro questa avventura, è un esempio positivo, perché quello che sta avvenendo qua sicuramente migliora la vostra vita, di chi ci vive, ma guardate che migliora anche la vita di chi qua non ci metterà mai piede, perché quando dentro una dimensione urbana, dentro le periferie della città, ma non solo nelle periferie, migliora per una comunità la qualità della vita e si ricostruisce speranza, vivono tutti meglio. Lo ha detto Massimiliano Valeriani, l'assessore, noi stiamo lanciando questo grande progetto Missione Periferie, perché abbiamo decine di milioni di interventi con l'ATER di riqualificazione urbana, ma anche con i piani di zona, dove si rifanno strade, fogne di territori che l'aspettano anche lì da 30-40 anni, per migliorare la qualità di chi vive in quei quartieri, ma per migliorare, migliorando lì la qualità della vita, la vita di tutta la città e della nostra comunità. E visto che purtroppo le cronache, io seguo ovviamente anche la sanità, ci bombardano di quanto ancora la battaglia per la resistenza al Covid e la vittoria su questo virus terribile è lunga, è giusto che accanto a quella battaglia si sottolinei anche e si dia coraggio a sostenere queste grandi battaglie che ci devono rendere tutti contenti e soprattutto orgogliosi. Grazie, grazie, grazie. Non fermiamoci più. Ciao. Ciao a tutti, grazie veramente a tutti quanti. Grazie.